Siamo nel borgo di Savignano, esattamente nell'alta Val Bisenzio, e con noi c'è Veronica Bartoletti, tra l'altro di Artemia. Buongiorno. Buongiorno. E raccontaci un po' le origini di questo borgo. Le origini si perdono nella notte dei tempi. Savignano, dal fundus Savignanus, quindi dai tempi dei Romani, e fino poi ai giorni nostri, che è un borgo meraviglioso. Bene, qui accanto a noi abbiamo anche Fabiola Fioravanti, assessore del comune di Vaiano. Salve, e chi nacque qui di molto importante? Nacque di molto importante lo scultore Lorenzo Bartolini il 7 gennaio del 1777. Chi era costui? Bartolini era un gran personaggio. Lui era figlio anzitutto di un fabbro della fattoria qui sotto e della figlia del fattore. Rimase in questo borgo fino all'età dell'infanzia, fino a 5-6 anni, per poi trasferirsi con la famiglia a Firenze. Da Firenze però spiccò subito il gran carattere di Lorenzo, particolarmente ribelle. Lorenzo spesso scappava dalla famiglia e si rifugiava di nuovo qui a Savignano, nel borgo natio. Mentre scendiamo in questa bellissima stradina, in questo borgo meraviglioso, vediamo anche alle nostre spalle un albero di cachi. Siamo nella stagione perfetta di questo frutto. Io vorrei chiedere ancora qualche curiosità. Oltre a Bartolini, ebbe i natali in questo borgo anche un altro personaggio molto importante. Un altro grande pittore, sembra che sia proprio una terra di artisti, Fra Bartolomeo, che Vasari stesso dice sia nato qui e che diventò frate, oltre che pittore, domenicano, e ebbe una carriera incredibile, tanto che conobbe anche Raffaello, insomma, nel suo soggiorno fiorentino. E anche in questa zona mi è stato detto, confermatemi se è giusta o meno l'informazione, c'era anche Galileo Galilei che veniva. Galileo Galilei, che era un grande amante della Val di Bisenzio, amava trascorrere il suo tempo qui. In particolar modo, secondo me, si può essere molto interessati a una certa vigna. Quale vigna? La vigna delle Veneri. La vigna delle Veneri fu appunto un vigneto che risale all'epoca di Galileo Galilei, che veniva a Villa Buonamici e degustava sostanzialmente questo vino. Ecco, e che caratteristiche aveva questo vino? Vi siete informate? No, il vitigno nemmeno, però dobbiamo fare un'indagine supplementare, va bene? Va bene. Allora, cosa abbiamo alle nostre spalle? La casa natale appunto del grande Bartolini. Esatto, abbiamo la casa natale del grande Bartolini. Come vi dicevo, Bartolini fin da piccolo, insomma, venne portato via da queste terre e andò ad abitare a Firenze. L'occasione grande di Bartolini fu quando nel 1797 arrivò l'armata francese da Napoli, l'armata comandata da un generale di Napoleone, e sostanzialmente lui si arruolò in questo esercito. Per il fisico che aveva, però, l'unica cosa che poteva fare era il tamburino, per cui lo misero a fare il tamburino, ma per lui questa fu una grandissima occasione, perché fu il modo per raggiungere Parigi. A Parigi Lorenzo si guadagnava da vivere facendo dei ritratti e suonando il violino nei locali parigini. Nel 1902 il grande exploit di Lorenzo Bartolini, partecipando a un concorso indetto appunto dalla Nazione Francia, un concorso di scultura, lui si classificò secondo, e il talento di Bartolini venne immediatamente notato dal direttore del Louvre. Il direttore del Louvre commissionò a Bartolini la realizzazione di un busto alto 1,60 m di Napoleone, e questo busto fu talmente tanto bello, venne talmente tanto bene, che venne posto per anni davanti all'ingresso del Louvre. E lì fu la svolta praticamente, esatto, artistica di Bartolini. Esatto. Ecco. Finalmente Bartolini aveva raggiunto il successo a cui lui aveva sempre creduto. Bene. Quindi, se non c'era questa grande opportunità di essere il tamburino, esatto, dei battaglioni di Napoleone, evidentemente non avrebbe mai raggiunto Parigi. Bene. Allora, ringrazio Veronica per queste belle informazioni, ringrazio l'assessore Fabiana Fioravanti per quanto riguarda queste bellissime nozioni, informazioni su questo grande personaggio, e ricordiate che alle nostre spalle c'è proprio la casa natale di questo grande artista. E adesso, a proposito di prodotti di grande eccellenza di questo territorio, andiamo a parlare della mortadella di Prato.
E adesso parliamo di un prodotto interessantissimo, tipico della città, ma direi della provincia di Prato, la mortadella di Prato. C'è la mortadella bolognese che conoscete tutti quanti, ma quella di Prato ha una caratteristica più unica che rara, perché all'interno di questa mortadella c'è un liquore, più esattamente l'Alchermes, unico fatto a livello mondiale. Qui con noi a parlarci della mortadella di Prato c'è Suellen Mannori, che fa parte di una grande e storica famiglia di macellai nata nel 1950. So che questo prodotto ha avuto dei grandi riconoscimenti, quali? Allora, nel 2000 è diventata Presidio Slow Food e l'anno scorso, nel 2017 a marzo, abbiamo ottenuto l'IGP. Ricordiamo gli ingredienti che compongono questo insaccato. È fatta con carni delle parti nobili di suino toscano certificato, la coscia e la spalla, in più l'alchermes e quattro spezie, chiodo di garofano, noce moscata, cannella e macis, e sale e pepe. La possiamo utilizzare come antipasto, ma non solo. Sì, è un prodotto molto versatile, si può utilizzare come antipasto, mangiata a fette oppure cucinata. Infatti ci sono molti chef che la usano per ripieni perché è molto saporita, o per cucinare dei primi. Tra l'altro c'è una clientela a livello mondiale, so che recentemente addirittura ve l'hanno richiesta dalla Russia. Sì, dalla Russia abbiamo spedito 2 settimane fa. Benissimo, io ringrazio Suellen. Se non conoscete la mortadella di Prato, vi manca qualcosa nel vostro repertorio. Quindi, cari mangiatori all'ascolto, vi consiglierei di provare questo prodotto tipico della provincia di Prato. Eccoci qua, sono con Victor, stiamo entrando, naturalmente si fa per dire, stiamo entrando, ora si sta entrando, perfetto, con il nostro Victor, tra l'altro chef del ristorante Le Barricche, che si trova nel centro di Prato, vero? Sì, nel centro storico di Prato. Allora, lui è un cecinese doc, da Cecina, con amore, e quindi conosce molto bene i prodotti del mare. Certo. Nel caso specifico siamo qui con Mansueto, che salutiamo caramente, e siamo venuti a acquistare che cosa? Acquisteremo del polpo. Del polpo. C'è un vecchio adagio che dice nella zona versiliese: tu sei furbo e sai dove dorme il polpo, perché è sinonimo di persona evidentemente come navigata, ecco, tanto per intenderci. Allora, vogliamo un polpo, quanto viene Mansueto il polpo al chilo? Oggi viene 21,80 al chilo. Ecco, questi polpi da dove arrivano? Per la in Australia, quelli di Scoglio. Di Scoglio, d'accordo, ma mi piacerebbe sapere, in Australia l'abbiamo detto, il luogo. Da Livorno, perfetto. Allora, prendiamo un bel polpo, vediamo un po'. Fai vedere anche la misura, se questa è sufficiente. Perfetto, perfetto. Bene. Ecco, allora, quindi abbiamo detto, ripetiamo ancora il prezzo al chilo. 21,80 al chilo. 21,80 al chilo. Senti, Vito, mi dai, intanto dici come lo cucinerai quest'oggi. Allora, realizzeremo un'antica ricetta labronica, proprio livornese, ma che poi si fa anche in tutta la costa toscana, che è il polpo ubriaco, ovvero polpo ubriaco. E come si fa? In due parole, dai, gli ingredienti, ricordaci velocemente alla spicciolata. È una ricetta molto semplice da realizzare, solamente fare attenzione alla cottura del polpo. E gli ingredienti saranno aglio, il polpo, olio extravergine e il vino soprattutto, quindi cotto nel vino. Oh, c'è da precisare che Mansueto te lo dà così, intero, poi sarai te chiaramente a pulirlo, perché la pulizia del polpo richiede una certa preparazione. Certo, ora noi puliremo il polpo, ma il polpo fresco, si sa, è abbastanza tenace, le carni del polpo, quindi sarebbe meglio congelarlo e poi, una volta decongelato, ammorbidite le carni e cucinarlo. Per quale motivo sarebbe meglio congelarlo? Perché solitamente è preferibile prendere un prodotto fresco, ma nel caso specifico perché? Perché le carni del polpo con il congelamento praticamente ammorbidiscono, quindi in cottura risulteranno più morbide. Benissimo, e dopo questo giusto consiglio, grazie Mansueto, prendiamo il polpo, grazie, e andiamo in cucina, va bene? Siamo in cucina con Victor Pelosi, originario di Cecina, ma ormai pratese d'adozione, ha trovato l'amore. E allora, ed è qui per realizzare un piatto a base di polpo. Noi abbiamo acquistato il polpo dal nostro Maurizio, all'interno della pescheria Iglio, in quel di Prato, e adesso vorrei che tu ricordassi gli ingredienti che utilizzerai. Quindi, oltre il polpo, vai! Allora, utilizzeremo dell'alloro, dell'aglio, il pane, quindi in questo caso la bozza pratese, che tu fra l'altro hai già fatto saltare, che abbiamo già fatto saltare, la mollica con uno spicchio d'aglio e un pochino d'olio. Bene. E qui abbiamo fatto una riduzione di vino rosso, sempre della zona di Carmignano,
E qui c'è un olio al prezzemolo che abbiamo filtrato. Senti, entriamo un po' nello specifico di come si fa la riduzione. Sì. Prego. Allora, la riduzione è, per fare la riduzione di vino rosso, si scioglie una noce di burro in un pentolino, si aggiunge due bicchieri di vino rosso, si fa ridurre di 2/3 e poi, quindi, quando ha sfumato la parte alcolica, si aggiunge un cucchiaio di farina, facendo attenzione a non fare grumi, quindi con un setaccio meglio. Bene, e qui viene fuori la riduzione. Sì. Ecco, hai utilizzato, ribadiamolo, un concetto fondamentale, hai voluto abbinare i sapori del mare con i prodotti della terra, quindi una specie di binomio anche della tua vita, sì, no? Certo. Quindi cecina, marina di cecina, mare naturalmente, e invece prato, in questo caso Carmignano. Carmignano. Bellissimo. Beh, allora, con cosa partiamo? Via, azione. Dai, partiamo con 2 spicchi d'aglio. Vai. Ecco qua, con la camicia? O no, la levi? La togliamo. La levi la camicia? Sì. Va bene. Allora, aglio ignudo per la precisione. Aglio ignudo, ma non lo tritiamo. Benissimo. Altrimenti si brucia. Quindi intero. Bene. Ci mettiamo un filino d'olio. Olio. Vai. Adesso seguite l'azione del nostro Victor. Quindi nella padellina viene messa un filino d'olio. Olio extravergine oliva, ovviamente, delle nostre colline. Siamo quindi nella Val Bisenzio, fra l'altro. Valle interessantissima sotto il profilo di questo prodotto, l'olio extravergine oliva. Poi, attenzione, ecco qua, lui si è già avvantaggiato. Sì. Aspetta, tienilo così fermo, così almeno il nostro Bob può inquadrarlo nel dettaglio. Hai tagliato minuziosamente, Sì. Bene. Dei pezzi non più grossi di una noce. Abbiamo tagliato metà del nostro polpo. Vai. Allora, azione. Okay. Allora, andiamo a metterlo in padella. All'interno dell'olio extravergine oliva. Facciamo ecco attenzione. Qua. Alla temperatura, che non schizzi. Quindi al momento c'è olio extravergine oliva, aglio ignudo, come si dice, senza buccia, e il polpo. Bene. Polpo, tra l'altro, pescato negli scogli vicino a Livorno, per la precisione. Sì. Tanto rimaniamo nell'ambito di Cecina. In zona. Poi, che succede? Quindi giriamo il nostro polpo. Ecco. Ma attenzione, quanto ci vuole per una cottura adeguata? Quando avremo messo il vino rosso, diciamo più o meno 1 ora e 15 minuti, allora, dipende dalla dimensione del polpo. Allora usiamo. Utilizzeremo il nostro vino di Carmignano. Quindi non utilizzi il ristretto. No, quello dopo come decorazione. Quello dopo in decorazione. Benissimo. Allora, vino Carmignano, abbondante, un sangiovese in purezza, e qui il polpo praticamente si colora di rosso, bene precisarlo. O meglio, avrà un ulteriore rafforzo di questo colore. Sì. Bene. A questo punto quanto tempo deve intercorrere? Circa 1 ora e 15 minuti. Noi facciamo come sempre la nostra solita magia. 1, 2 e voilà. Bene, il tempo è passato. Adesso, dopo questa lunga cottura, eccoci qua per farvi vedere evidentemente il prodotto finito. Adesso è il momento chiaramente di impiattarlo. Prendiamo sì. Il piatto di portata e adesso ti lascio la parola. Vai! Allora. Adagiremo il nostro polpo nel centro del piatto, come vedete ha ridotto molto le sue dimensioni, quindi essendo una lunga cottura. Sì. Quindi mettiamo un po' di pepe intorno. Bene. La nostra riduzione di vino rosso. Facciamo solamente una decorazione. Con riduzione di vino rosso, ricordiamo che lui ha utilizzato un sangiovese in purezza della zona di Carmignano. Sì, di Carmignano. Poi aggiungiamo la nostra panatura fatta con la bozza pratese. E uno spicchio d'aglio. Vai. Al posto, diciamo, della classica bruschetta agliata, aggiungiamo questo. Anche per dare croccantezza, eh? Una fogliolina d'alloro come decorazione. Perfetto. E andiamo a bagnare con il nostro olio al prezzemolo, che abbiamo fatto frullando del prezzemolo con dell'olio nuovo e filtrato. E voilà, piatto è fatto. Voglio spendere 2 parole sulla bozza di prato, che è tipica proprio di questo territorio. Appunto, la parola bozza viene da abbozzare, quindi vuol dire da, come si dice, manipolare in maniera un po' rozza, se vogliamo, questo è un po' il termine, ed è il tipico pane dei pratesi. Se i pratesi poi non lo mangiano, sono cavoli loro, però questo è la bozza di prato. Poi vogliamo ricordare a questo punto che Victor fa parte di Vetrina Toscana. Vetrina Toscana è una bellissima iniziativa della Regione Toscana che quest'anno compie 10 anni e in buona sostanza vuole essere una specie di impegno da parte dei ristoratori, dei titolari delle botteghe verso il proprio territorio, un impegno anche verso la propria comunità, nel senso di proporre i cosiddetti prodotti a chilometro zero, stagionali e soprattutto i piatti tipici del nostro territorio, che dall'altro ne è ricchissimo. Noi siamo a livello nazionale la prima regione
che è riuscita a censire oltre 400 prodotti tipici diversi. Dobbiamo esserne orgogliosi. Sono 10 province quelle che compongono la regione toscana, non voglio fare il professore di geografia, ma è bene ricordarlo, ma noi per ogni vallata, per ogni località, per ogni provincia abbiamo prodotti diversi, anche se magari i livornesi non sanno quello che succede a Grosseto, i grossetani non sanno quello che succede a Massa Carrara, i massasia non sanno quello che succede a Arezzo, ma perché? Perché non è una regione la regione toscana, fate una specie di mente locale, è una vera e propria nazione, questo vorrei sottolinearlo. Allora, il nostro Victor a questo punto vi renderà noto gli ingredienti che ha utilizzato in questo piatto. Prima di tutto il titolo, vai. Allora, questo è il classico polpo ubriaco, polpo ubriaco in livornese. Ecco, lui ha voluto associare due territori, quello marino, perché lui viene da Cecina, Marina di Cecina, il mare ovviamente, e invece il territorio di Prato, in questo caso di Carmignano. E ha voluto abbinare questi due habitat. Ecco, in questo piatto c'è proprio questo. Ingredienti. Allora, abbiamo del polpo locale, quindi di scoglio, abbiamo dell'alloro, dell'aglio, abbiamo la bozza pratese, olio extravergine, una riduzione al vino rosso, abbiamo aggiunto del pepe alla fine, e del vino. Benissimo. Non ci resta a questo punto che prendere il piatto di portata e andare dal nostro Managlia, che attende trepidante di assaggiare questo piatto. Stiamo arrivando! Caro Victor Pelosi, è il momento di consegnare questo piatto al nostro Luca Managlia, giornalista e soprattutto fotografo enogastronomico. Ora, parlare del Managlia ci vorrebbero mesi e mesi di anni di presentazione. Anni. È stato anche cabarettista, regista, autore televisivo. Cavaliere Vittorio Veneto. Quello non lo sapevo, quello non lo sapevo. Bene. Allora, andiamo subito a presentare questo piatto che ha per titolo... Polpo ubriaco. Polpo ubriaco. Allora, ubriaco perché? Perché c'è un vino del territorio di Carmignano, precisamente un Sangiovese in purezza, che lui ha utilizzato all'interno appunto di questa cottura del polpo. Allora, intanto cosa pensi di questo piatto? Beh, è molto, anche direi, molto bello, se non sbaglio, perché confesso di essere senza occhiali, per cui sono bricioli di pane... Della bozza pratese. Della bozza pratese. Per cui questa parte, diciamo, scura del polpo appunto bagnato dal vino e questo chiaro dell'olio extravergine di oliva e del pane sono un bellissimo abbinamento cromatico. Se tu dovessi fare una fotografia, che cosa utilizzeresti come diaframma? Addirittura. E tu, ma sono preparata. Qui allora, dovrei portare i miei flash, per cui... Quando si scatta foto di cibo do questo suggerimento, possibilmente tenere i diaframmi sempre molto stretti, perché chiaramente risalta la materialità del piatto. Bene, te la sei cavata molto bene. Allora, presentiamo Marco Mancini, tu puoi andare all'assaggio. Marco Mancini è sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier, AIS, appunto della delegazione di Prato. Allora, che vino ci suggerisce Mancini, prego? Allora, per questo piatto ho visto bene il Barco Reale di Carmignano, perché appunto, essendo il polpo sfumato, insomma cotto con un vino di Carmignano, naturalmente è d'obbligo il vino di Carmignano. Ci parli di questo vino suntuoso. Allora, l'azienda innanzitutto. L'azienda è Castelvecchio, siamo a Carmignano, come vi avevo detto, e le vigne sono tra 150 e 250 metri sul livello del mare. E questo vino è, oltre al Sangiovese, ha anche altri vitigni a bacca rossa, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, e abbiamo anche una piccola percentuale di Canaiolo Nero. È considerato un po' il fratello minore del Carmignano, però diciamo che comunque ha la sua giusta consistenza e anche una morbidezza che gli permette di abbinarsi a perfezione con questo piatto. Dall'assaggio confermo. Diciamo anche che Barco Reale, questo muro che delimitava appunto la proprietà, è un muro che in questo caso è diventato storico, è diventato un muro importante. I francesi ne avrebbero fatto il famoso clos, cioè il chiuso, che anche da loro è un recintato, per cui appunto il vino unisce tutte le frontiere.
bellissimo, molto romantico e anche storico, ma io vorrei anche sentire il tuo parere finale. Bene, un polpo ben eseguito, ben realizzato, ben cotto, si in bocca è morbido, e il vino appunto gli ha dato quella carica e quella sontuosità che questo pesce richiede. Allora, brindiamo al nostro Cristo, è stato bravissimo veramente, che ha realizzato un piatto interessantissimo. L'appuntamento per quanto ci riguarda è fissato per domani, ricordando come sempre Toscana a tavola su canale 18 Toscana TV. Ricordatevi, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle ore 9 la mattina e alle ore 18 nel tardo pomeriggio. Salute.